Bene, buonasera a tutti, grazie di essere qui, nonostante ci sia Sanremo e nonostante a Bormio ci siano tante iniziative. Tra l'altro questa sera abbiamo scoperto che i ristoranti a Bormio sono pieni, quindi la stagione sta andando molto bene, i bormini stanno tutti quanti lavorando, cosa che ci fa molto piacere, e anche tra l'altro un tratto un po' di tutto il paese. Sappiamo che l'economia ha cominciato a riprendere, non a galoppare, vorremmo che galoppasse dopo le prossime elezioni. Sappiamo che c'è anche il contributo del governo italiano in tutto questo, perché è indiscusso che in questi anni di riforme, noi abbiamo cominciato la legislatura, lo ricordiamo bene, con un paese che era sull'orlo del baratro, perlomeno dal punto di vista dei conti pubblici. Non che l'economia reale stesse meglio, il PIL era negativo da un po' di tempo, abbiamo contribuito a riportare l'economia italiana col segno più, in maniera decisa. Parlavamo prima con Luigi Marattin, che è il nostro ospite di questa serata, di come in tempi come questi la politica concorra e incida nei cicli dell'economia. È indubbio che l'economia ha una sua vita autonoma, però è indubbio che la politica può ancora fare la differenza quando piove, nel dare l'ombrello a qualcuno piuttosto che a qualcun altro, e quando torna il bel tempo, nel fare prima piuttosto che dopo, a incamminarsi sulla strada positiva. Quindi, che cosa vogliamo fare questa sera? Passando velocemente in rassegna i 5 anni di politica economica di questa legislatura, iniziare a traguardare anche la prossima legislatura. Lo facciamo con una delle persone più autorevoli nello svolgere questo tipo di lavoro. Luigi Marattin è consigliere economico della Presidenza del Consiglio, è docente all'Università di Bologna, è stato un amministratore, che questo Luigi è il titolo che qui viene più considerato. Io sono stato assessore a bilancio, quindi mi salvo, nel comune di Morbegno, però tu sei stato assessore a bilancio nel comune di Ferrara, quindi è stato un amministratore, sicuramente nell'ANCI e nel comune di Ferrara ha detto la sua, ma soprattutto come consigliere economico del Presidente del Consiglio in questi anni ha potuto incidere su tutte le riforme che abbiamo portato a casa e anche su quelle che sono rimaste nel cassetto e che possono essere le riforme buone per la prossima legislatura. Perché Luigi Marattin? Non solo perché è un amico, perché direte è vero che gli amici di Del Barba li conosciamo volentieri, però soprattutto perché in Luigi potrete riconoscere subito competenza e passione. E io so che in provincia di Sondrio, quando ci sono questi due ingredienti, competenza e passione, allora cade qualsiasi tipo di barriera e di pregiudizio, anche politico. Perché a Bormio? Perché ci piacciono le sfide, quelle toste. Spesso da Bormio arrivano, come dire, dei comunicati stampa che poi occupano le prime pagine dei giornali di chi passeggia per le vie di Bormio e con due battute magari si prende le cronache. La sfida che qualcuno di voi ci ha chiesto, e qui voglio davvero ringraziare chi del PD locale ci ha detto: ma insomma, vediamo di portare le proposte del nostro partito, quello che ha fatto questo governo, anche nell'Alta Valle. Quindi vi ringrazio per avercelo chiesto con determinazione, tant'è che in pochi giorni, niente poco di meno che il consigliere di Palazzo Chigi abbiamo portato qua. Lo abbiamo fatto per la passione che 10 giorni fa abbiamo potuto cogliere assieme. Lo abbiamo fatto perché quello che qualcuno di voi ci ha chiesto, portare qui, oltre che le battute che prendono le prime pagine dei giornali, la riflessione, può essere utile, perché Bormio non è proprio l'ultimo dei posti d'Italia. Qui c'è
un tipo di imprenditoria che fa i conti con l'economia, che non si fa abbindolare da due battute, quindi sappiamo di essere in un luogo dove le cose che diremo questa sera sono molto ascoltate. Ringrazio il sindaco per aver dimostrato questo fair play con la sua presenza e questa attenzione, questo riconoscimento, e anzi Roberto, se ci vuoi fare il piacere di fare un saluto introduttivo, ne saremmo molto contenti, come ringrazio gli amministratori locali dei comuni vicini che sono intervenuti questa sera e che sono qui. La serata si svolgerà in maniera molto semplice, grazie alla giornalista Gloria Massera di Telemontenese verranno poste alcune domande che consentiranno di svolgere questa chiacchierata con Luigi Marattin in maniera scorrevole, e siccome rimarrà del tempo, ma non troppo, perché tutti vogliamo andare a vedere la chiusura di Sanremo, ci saranno, è vero che finisce tardi, ci sarà un breve spazio per le domande dal pubblico, nonché anche per poter salutare tutti i candidati alle politiche e alle regionali che sono in sala e che poi nella fase delle domande, se non vorranno intervenire loro stessi, comunque saluteremo e ringrazieremo. Sindaco, allora se ci fai il piacere di portare un saluto a nome della tua città. Grazie mille. Allora, grazie Mauro. Innanzitutto benvenuti a tutti. Mi sento di dire pochi ma buoni, e quindi è un piacere avervi a Bormio. È un piacere avere a Bormio il consigliere Luigi Marattin, che ho scoperto che è la prima volta che viene a Bormio, ma nel breve periodo del pomeriggio che ha trascorso, e tra l'altro so anche come l'ha trascorso, penso che ti abbia avuto modo di apprezzare cosa si può offrire l'Alta Valle, e quindi direi che speriamo che, oltre ai preziosi, diciamo, suggerimenti e consigli che stasera ci potrà dare anche a noi come amministratori per poter capire come gestire il comune, l'amministrazione, che non è una cosa facile in modo particolare dal punto di vista della gestione delle risorse, qualche suggerimento è molto apprezzato, e vediamo se riusciamo a migliorare le cose. Allora, Bormio è sempre disponibile, spero tra le altre cose che stasera abbiate anche mangiato bene e quindi siate soddisfatti. Ringrazio Mauro per l'attenzione che dedica non solo, diciamo, a Bormio, all'Alta Valle, ma a tutta la Valtellina, a tutta la provincia e anche a livello nazionale, perché direi che il suo impegno è apprezzato da tutti in modo indiscutibile, e quindi un grazie sincero. Vediamo di portare avanti tutto nell'interesse collettivo della popolazione. Nessuno è animato da protagonismo individuale. Quello che si cerca è il benessere per tutti, e quindi direi che questa è la missione di tutti quelli che decidono di impegnarsi per la vita pubblica. Se così non fosse, ci sarebbe da fare qualche riflessione. Comunque, grazie a tutti, buona serata. Grazie sindaco, grazie per questa accoglienza che rende ancora più piacevole essere qui con Luigi Marattin, visto che hai citato il fatto che di sicuro a Bormio abbia mangiato bene. Allora voglio aggiungere quest'altra cosa, abbiamo anche bevuto bene, sai perché te lo dico? Perché questa settimana ho incontrato Federdini, che mi ha detto, scherzando, ma voi del PD avete fatto una bellissima sessione di lavoro a Roma, però avete detto non scrivete i tweet dopo aver bevuto troppo, no? Sembra quasi che vogliate denigrare il bere. E io gli ho detto, guarda, la prossima occasione pubblica invece cercherò di
dimostrare come il bere bene, bene aiuta le menti. Quindi abbiamo offerto al nostro Luigi dell'ottimo Sassella, e se questa sera darà dei numeri chiari e nitidi è grazie al fatto che il vino di Valtellina aiuta a mettere a fuoco le idee. Quindi ho subito emendato una critica che Federmini ci aveva fatto, dimostrando che qui si lavora bene, si fanno dei buoni prodotti e c'è la cultura del buon vivere, del buon mangiare e del buon bere. Con questo, Gloria, credo che non ci sia un modo migliore per introdurre la nostra Gloria. Siamo nelle tue mani, quindi io non devo aggiungere nulla, perché so che quando entra in scena Gloria la sera, in Vino Veritas, ecco, il sindaco di Bormio ricorda in Vino Veritas. Detto questo, Gloria, a te la serata. Grazie senatore Del Babbo, buonasera a tutti e benvenuti, buonasera al consigliere Martin. Io partirei subito dal primo tema, che è economia, quindi come già introduceva il senatore Del Barba, vorrei capire qual è stata la strategia del governo, anzi dei governi in questi 5 anni di legislatura. Il paese è cresciuto meno degli altri paesi, dei paesi europei. Che cosa significa? Che vi è stata una crescita, per così dire, strutturale, oppure rischiamo di scivolare un'altra volta? Allora, fatemi spendere 30 secondi per ringraziare tutti voi, signor sindaco, tutti voi presenti, Mauro Del Barba, l'amico Mauro Del Barba, per l'ospitalità e per essere una delle persone più serie e competenti che ho incontrato in questi 4 anni a Roma. Quindi siete fortunati ad averlo avuto al Senato in questi anni e di averlo alla Camera per i prossimi. Ieri ero a Parma, sono candidato in quel collegio per fare un'iniziativa col ministro Calenda, che amichevolmente ovviamente mi prendeva in giro sull'utilizzo sproporzionato del termine competenza. Secondo lui non dobbiamo esagerare perché qualcuno può interpretarlo come un atteggiamento spocchioso, nel senso che c'è chi è competente e chi no. Mentre riconosco, vi dico la verità, parzialmente la verità di questo argomento, vi dico però che invece sono convinto e continuo a essere convinto anche dopo l'amichevole richiamo di Carlo, che chi vuole avere l'onore e l'onere di amministrare la cosa pubblica a qualsiasi livello ha l'obbligo di essere competente, ha l'obbligo di non farlo, come dire, pesare, di non renderla una divisione con chi invece sono gli amministrati o i governati nella cosa pubblica. Ma io credo che dobbiamo rivendicare con orgoglio la serietà e la competenza nel fare il mestiere che per un periodo limitato delle nostre vite stiamo facendo. Mauro è una di queste persone, quindi lo ringrazio doppiamente, non solo per la splendida ospitalità in questi splendidi luoghi, ma anche per il lavoro che ha fatto e che continuerà a fare. Provo a essere breve, perché oltre alle varie domande è giusto avere un bel dialogo anche con voi prima di andare a vedere Sanremo. Allora, guardate, molto brevemente, quando siamo arrivati al governo nel 2014, l'Italia aveva sia una febbre che un male un po' più grosso, ecco. Quindi sia un qualcosa di un problema temporaneo, che ovviamente era le scorie di quella che semplicemente è stata la più grande crisi economica dal dopoguerra. Noi dal 2008 in poi abbiamo perso 25 punti di produzione industriale, 10 punti di PIL, 1 milione di posti di lavoro, come tutti, come tanti. Quella era una febbre. Cosa ci può essere peggio di quello? Beh, c'è qualcosa di peggio. C'era quella che era una febbre temporanea, molto alta. E poi c'era un male un pochino più lungo, un male che secondo la mia opinione non ha solo 20 anni, ma neanche addirittura qualcuno di più. Cioè il fatto che qualcosa si era rotto nel modo in cui funzionava il paese. Dici, come te ne accorgi? Beh, voi sapete che in economia, per capire come sta un paese nel lungo periodo, si guarda quanto riesce a produrre in un'ora, la produttività del lavoro. Cioè, con un'ora di lavoro, quanto si produce? Questa variabile, che è quella chiave per capire lo stato di salute di un'economia, dal 76 al 96 cresce del 53% nei paesi dell'area OCSE, e in Italia cresce del 53%, cioè nei 20 anni precedenti la globalizzazione, per intenderci,
aumentiamo del 53% la nostra capacità di produrre con un uomo di lavoro, esattamente come fanno gli altri. Dal 96 al 2016, quindi nei primi vent'anni della globalizzazione, gli altri, cioè la media dei paesi occidentali, aumenta questa variabile del 31%. Cioè, perché di meno? Beh, perché è entrata in gioco metà del mondo, perché è cambiato il modo di produrre, perché è cambiata la dimensione del mercato, eccetera, eccetera. Cioè, è successo qualcosa di grosso. In Italia, dal 96 al 2016, la produttività del lavoro, a fronte del più 31,1% degli altri paesi, aumenta del 5,6%. Cioè, vuol dire che fondamentalmente, da metà anni 90 in poi, noi smettiamo di crescere nella nostra capacità di produrre. Quando si dice produttività del lavoro, qualcuno intende che gli operai o i lavoratori diventano sfaticati. Non è questa la produttività del lavoro. Produttività del lavoro vuol dire quanto bene funziona il paese, quanto efficientemente capitale e lavoro riescono a produrre, a combinarsi, a produrre reddito, quanto bene funziona la pubblica amministrazione, quanto bene funziona la giustizia civile, quanto bene funzionano i mercati. 5% contro 30% della media, 6 volte in meno. Quindi la febbre era la botta della crisi e poi c'era un male un pochino più antico, che secondo la mia opinione non era neanche un male di metà anni 90 in poi, era un male che nasce molto prima e che era stato messo sotto il tappeto negli anni 70 ricorrendo alla svalutazione e all'inflazione, negli anni 80 ricorrendo al debito pubblico che in 13 anni cresce dal 60 al 122% del PIL, dall'81 al 94, con conseguenze che pagheranno le generazioni presenti in questa sala più le prossime due, comunque vada, nella migliore delle ipotesi. Quindi l'Italia esce dalla Seconda Guerra Mondiale come paese agricolo, fa il miracolo italiano che conosciamo, che abbiamo studiato, e poi qualcosa si rompe molto tempo fa, quando si innesta il conflitto redistributivo, quando occorre cominciare a distribuire quella ricchezza creata nel miracolo italiano, qualcosa si rompe. Per due decenni la mascheriamo con svalutazione, inflazione, debito pubblico. A un certo punto, negli anni 90, non potendo più usare nessuna di queste tre droghe, integrità si tratta, emerge il problema. Il problema è un paese che non riesce più a crescere. Quindi c'era la febbre e il... sto cercando di non usare il termine, non mi piace, il male incurabile è un pochino più grosso. Cosa avete fatto? Avendo chiaro la strategia, ho detto bene, serve un antipiretico per la febbre e serve un antibiotico per, diciamo, un potente farmaco strutturale. L'antipiretico per la febbre abbiamo ritenuto essere, occorre stimolare la domanda aggregata, la domanda dell'economia. Tradizionalmente l'hanno sempre fatta pompando la spesa pubblica. Noi non ritenevamo fosse quello il modo giusto, semplicemente perché il paese non se lo poteva più permettere, avendo accumulato il terzo debito pubblico più alto del mondo dopo Giappone e Grecia, ma la Grecia ha fatto una fine che preferivamo non fare, e quindi abbiamo scelto di pompare la domanda, che in economia è l'equivalente dell'antipiretico, cioè quella cosa che devi pompare per rimettere in moto un po' di attività economica. Abbiamo ritenuto di farlo stimolando i consumi e stimolando gli investimenti. Vado già alla fine, ci siamo riusciti, perché il più 1,5 di PIL che faremo nel 2017 per la prima volta è un risultato che non dipende dalle esportazioni nette, che sono tradizionalmente il traino della nostra economia, ma dipende dalla domanda interna. Come abbiamo stimolato consumi e investimenti, consumi con la tanto vituperata operazione di 80 euro che continuiamo a rivendicare. Vorrei capire a che punto della storia rimettere i soldi in tasca alla gente è diventata una cosa di cui vergognarsi. No. 80 euro sono la più grande riduzione di IRPEF fatta in questo paese per 10 milioni di lavoratori dipendenti, con dei difetti, non si applica ai pensionati, non si applica agli incapienti, ma sono 10 milioni di italiani che strutturalmente hanno 1000 euro all'anno di reddito disponibile in più. Lo chiamiamo bonus, lo chiamiamo pippo, lo chiamiamo come volete, è una cosa giusta che rivendichiamo e che ha contribuito a far ripartire i consumi. Abbiamo ridotto un po' le tasse sulle famiglie, oltre gli 80 euro, sapete che le famiglie non pagano più
la TASI sulla prima casa, pagano un po' meno di canone RAI, la proposta di Sanremo da 113 a 90 euro. Le imprese pagano un po' le tasse in meno, l'IRAP, una delle poste più brutte perché colpisce, lo sapete, le aziende anche che non hanno utili, cioè colpisce l'accumulazione di fattori produttivi, che è un po' controsenso. Una brutta imposta, a suo tempo sostituì altre 7 imposte. Chi la fece si vanta di aver abolito 7 imposte e si dimentica che poi mise l'IRAP, ed è qualcuno che è spesso molto critico con noi. Comunque è una brutta imposta perché, ripeto, colpisce anche le aziende che non producono utili. Abbiamo cominciato a ridurla per 6 miliardi e mezzo, eliminando dalla base imponibile dell'IRAP la componente legata al costo del lavoro a tempo indeterminato. C'è un imprenditore che assume a tempo indeterminato, cioè, su tutto lo stock di lavoratori a tempo indeterminato il lavoratore non paga, l'imprenditore non paga più l'IRAP. L'IRES, che è l'imposta sui redditi delle società di capitale, era al 27,5%, ora è al 24%, il programma del PD è scritto chiaramente che la porteremo al 22%, ma la porteremo al 22% perché abbiamo, spero di poterci tornare, la credibilità per poter dire una cosa del genere. Questo è un paese in cui sono perse alcune parole, una di queste è credibilità. Perché noi diamo un curriculum quando facciamo domanda per un lavoro? Non perché se io vengo a lavorare al suo giornale, come magari farò, e porto il mio curriculum, non è che a loro interessa quello che ho fatto perché hanno da trovare un modo di passare la serata. Perché per capire quanto sono affidabile per il futuro hanno bisogno di vedere cosa ho fatto nel passato. Non ho capito perché per chi vuole avere l'onere e l'onore di governare la cosa pubblica debba essere diverso. Cioè non ho capito perché chiunque si può presentare e promettere senza avere alle spalle la credibilità di aver già fatto qualcosa. Parleremo forse dopo di flat tax, immagino, perché ormai non si parla di altro, l'altro argomento è l'immigrazione. Sono riuscito a imporre un'agenda molto chiara. Immigrazione e flat tax. Qualcuno che ricordi che la penultima volta che i proponenti della flat tax sono stati al governo, l'IRPEF l'hanno alzata, non l'hanno abbassata. Berlusconi andò davanti alle telecamere con le lacrime agli occhi, con Tremonti a fianco, a dire purtroppo. Quindi in un paese normale, se tu ti presenti davanti agli elettori promettendo 100 miliardi di tasse in meno, e poi spiegheremo perché si tratta di una presa in giro bella e buona, il semplice fatto che l'ultima volta che è toccato a te le tasse le alzate dovrebbe bastare a qualificare la cosa per una carne malata, da noi in qualche modo no. E in realtà la stessa cosa vale pure per l'immigrazione, perché anche su quello, diciamo, molte delle cause dei problemi attuali derivano da scelte fatte dal governo di centrodestra dell'epoca. Però noi l'IRES, l'imposta sui redditi delle imprese, le abbiamo abbassate finora e continueremo ad abbassarlo al 22%, la credibilità di farlo ci deriva dal fatto di averlo fatto in passato. L'IMU agricola non si paga più, l'IRAP agricola non si paga più, l'IMU sui materiali macchinari imbullonati, un imprenditore prima pagava l'IMU non solo sul capannone ma anche su un macchinario, un tornio, che era come se noi pagassimo l'IMU sulla prima casa anche sui nostri mobili. Insomma, c'è una serie di tasse in meno che facevano parte della strategia di riduzione fiscale per rimettere un po' di soldi in tasca alla gente affinché ripartissero consumi e investimenti, affinché l'antipiretico facesse il suo effetto, cioè la gente cominciasse un po' più a spendere. Crediamo di esserci riusciti. Avete visto ieri più 11% degli investimenti. Deriva da altre due misure fatte, si chiamano iperammortamento e superammortamento. Che cosa vuol dire? Se tu imprenditore compri un macchinario, o un macchinario digitale, sono qualcosa afferente alle nuove tecnologie digitali, io in pratica su quel macchinario ti faccio pagare meno tasse, cioè sull'ammortamento di quel materiale. Per il fisco è come se guadagnassi di meno, anche se guadagni di più, per il fisco è come se ti fosse costato il 140% in più o il 250% in più, in modo che ci paghi meno tasse sopra. E questa roba ha funzionato. Macchine utensili quest'anno sono cresciute del 14%, 7 volte la media mondiale. Quindi, insomma, chiudo. L'antipiretico era rimettiamo un po' di soldi in tasca a famiglie e imprese per consumi e investimenti. Poi c'era il farmaco antitumorale. Cioè, qui io capisco consumi e investimenti, ma qui c'è un paese che non funziona più. E non funziona più da 20 anni e forse anche da qualcosa di più. Non funziona più la pubblica amministrazione, non funziona più la giustizia civile, non funzionano più i mercati, non funziona più la scuola.
non funziona più il sistema fiscale, nel senso il modo in cui si pagano le tasse, non funziona più il fatto che avere il 95% di piccole imprese va bene, perché non è che la Germania ne abbia di meno, è che abbiamo poche medie e grandi imprese, e in un mondo che è diventato globalizzato a metà anni 90 non basta più la retorica del siamo piccole imprese familiari, che poi nel frattempo i fondatori sono invecchiati, la seconda generazione di imprenditori non sempre come la prima, insomma, sono dei problemi strutturali. E lì il farmaco qual è stato? Beh, per ciascuno degli aspetti che vi ho detto, pubblica amministrazione, giustizia, scuola, tutte le polemiche del caso, funzionamento dei mercati, per la prima volta abbiamo varato con molta fatica una legge sulla concorrenza, siamo tutti pro concorrenza quando siamo consumatori, siamo un po' meno pro concorrenza quando siamo venditori, perché la concorrenza ci fa bene, noi che compriamo che abbassa i costi, ma noi che vendiamo, beh, insomma, è meglio non avere troppi concorrenti. Però su questo la riforma Madia, la riforma della giustizia, guardate qualche segnale si muove, ci volevano 590 giorni per un giudizio di primo grado al tribunale, se qui c'è un imprenditore sa quanto persino più delle tasse conti avere un'interfaccia che funzioni con la pubblica amministrazione o con la giustizia, che se vai in causa con qualcuno non puoi aspettare 3 anni per avere un grado di giudizio. Erano 590 i giorni nel 2012 per un giudizio di primo grado, sono 530 adesso, dici, capirai. Beh, la direzione è quella giusta, la media europea è 237, dobbiamo ancora fare un sacco di cose, ma lo stock di cause è diminuito, c'è il processo civile telematico, c'è il processo amministrativo telematico. Non voglio citarvi tutto, vi dico solo una cosa, il nanismo delle nostre imprese, ma non è nanismo, ripeto, il fatto di avere poche imprese medio-grandi più di averne tante piccole, e il paradosso di avere il più grande risparmio privato del mondo e le imprese con minor capitale tra i paesi occidentali, abbiamo imprese che sono sottocapitalizzate, che c'entra? Beh, un'impresa con poco capitale intanto non ha le spalle grosse per rispondere ai colpi di vento, un po' come è accaduto per alcune nostre banche, semmai ne parliamo dopo, ma soprattutto non ha la forza finanziaria per investire, per competere, per andare a vendere in Cina. Com'è possibile avere il più grande risparmio privato del mondo e una delle più basse capitalizzazioni di imprese? Ci siamo fatti questa domanda, ci siamo dati una risposta. Perché non creiamo uno strumento per unire queste due cose? L'abbiamo fatto, si chiamano i PIR, i piani individuali di risparmio. Se avete fino a 30.000 euro all'anno di investimento, per 5 anni, se vi tenete quello strumento finanziario per 5 anni, non ci pagate su neanche un euro di tassa, quindi non ci pagate su il 26,5 di plusvalenza, né nessun altro tipo di imposizione fiscale. Il 20-21% alla fine di quei soldi devono per forza andare a piccole e medie imprese italiane, cioè devono per forza andare a rafforzare le possibilità di finanziamento di quelle imprese, perché in Italia su 10 euro di credito 9 vengono dal settore bancario, cioè se io sono un imprenditore il 90% del mio credito passa per forza dalle banche, e poi ti chiedi come mai quando abbiamo avuto il problema delle banche si è fermata anche l'economia. In America è il contrario. In America il 20% del credito all'impresa passa attraverso il mercato dei capitali, azioni, obbligazioni, strumenti finanziari, e solo scusate, il 20% passa per banche, l'80% passa per il mercato dei capitali. In Italia il 90% passa per le banche. E allora tramite questo strumento, che ha avuto un successo enorme, 10 miliardi di raccolta contro i 2 che abbiamo previsto, e vedete crescerà ancora, l'abbiamo anche allargato nell'ultima legge di bilancio, e questo serve a dire, beh, innanzitutto un'impresa può diversificare il suo fonte di finanziamento, non unicamente tramite il settore bancario, ma anche il settore del mercato dei capitali, e proviamo anche a dare un po' di polmone finanziario alle nostre imprese. Quindi, la risposta è stata questa, abbiamo provato a ridurre la febbre con la strategia per risollevare consumi e investimenti, perché la domanda è fatta da consumi, investimenti e spesa pubblica. Spesa pubblica l'avevano usata abbastanza, pure un po' troppo e pure un po' troppo male. E questo è un paese, all'università insegniamo
che la spesa pubblica serve a tre funzioni: stabilizzare l'economia, redistribuire il reddito e allocare risorse. In Italia ce ne sono state quattro, secondo me. Quelle tre usate male e la quarta usata benissimo, che è comprare e mantenere il consenso politico. In quella sono stati bravissimi tutti. Okay. Quindi consumi e investimenti per risollevare l'economia e poi un farmaco un po' più potente, un po' più strutturale che deve continuare, non può fermarsi, non può fermarsi. Non è che portare da 590 a 530 i giorni per un primo grado di giudizio civile ha risolto qualcosa, dobbiamo arrivare a 236, meno della media europea, la pubblica amministrazione, non so, di ciascuna di queste cose potremmo parlare per giorni. Adesso se aprite un'attività e fate la segnalazione certificata inizio attività da scia, prima c'era un modulo diverso per ogni comune a penna col calamaio, adesso c'è un modulo unico online e potrei continuare, è abbastanza, ma neanche per il sogno è abbastanza, però insomma stiamo cominciando. Questa è stata la strategia, crediamo che i risultati si siano visti, perché l'1,5% che faremo nel 2017 è il tasso di crescita più alto degli ultimi 11 anni, dal 2007 se non ricordo male. È strutturale o meno, lo vedremo, molto dipende, lo diceva Mauro garbatamente prima nell'introduzione, non pensiamo che la politica sia onnipotente. La politica innanzitutto non deve far danni, poi deve insomma, fare azioni buone che hanno spesso l'effetto un po' più avanti rispetto ai tempi della politica o dell'informazione, in cui se qualcosa succede dopo 5 minuti non ha funzionato. Quindi c'è un clima internazionale complicato, c'è un euro forte che non aiuta, c'è un quantitative easing della Banca Centrale Europea che finirà prima o poi, c'è una situazione internazionale che non si capisce dove va, una volta deve scoppiare una guerra, un'altra volta no, insomma, quindi il fatto che sia strutturale o meno lo vedremo, ma se la nostra economia cura l'influenza, come in parte ha già curato, e cura il male oscuro che c'è da un po' di tempo, noi crediamo che sia il miglior modo per aumentare le probabilità e le possibilità che le basi della ripresa siano solide e riescano a portare crescita e sviluppo anche per i prossimi anni. Bene, qui abbiamo tanti amministratori, veniamo quindi all'economia locale, è stato tolto il patto di stabilità, i sindaci attendevano da tempo questa manovra, ma i comuni continuano a soffrire e le province, nonostante non ci siano più, ancora oggi non sanno bene che cosa fare. Gli amministratori fanno sempre più fatica a far quadrare i conti. Cosa avete fatto e cosa pensate di fare in tal senso per far sì che ci possa essere anche da questo punto di vista una crescita comunque un po' di più? Sta domanda trabocchetto perché sapendo, sicuramente lo sa Mauro che la mia principale attività a Palazzo Chigi è stata sulla finanza locale, inizio a parlare ora, finirò per il prossimo Sanremo probabilmente perché, però contando anche sul fatto che l'ultima volta che sono qui in valle mi hanno fatto quasi solo di questo, insomma la faccio il più breve possibile. Anche qui la strategia era, qui era messa male la situazione nel 2014, era messa molto male. C'erano stati 8 miliardi e 3 di tagli alla spesa corrente dei comuni, ai trasferimenti dei comuni, quindi sulla spesa corrente, dal 2010 al 2015 in realtà, perché 1 miliardo e 2 di quelli li abbiamo fatti anche noi per finanziare gli 80 euro, quindi onesti, precisi e chiari. Quindi togliamo 1,2 miliardi da 2003, 7 miliardi e 100 da 2010 al 2014 su 16 miliardi erano stati tagliati ai comuni in quegli anni di trasferimenti correnti. Non si capiva più nulla sulle tasse. Lì non serviva un commercialista, serviva uno psicologo. L'IMU era messa, tolta. L'IMU, dall'ingresso dell'IMU con Monti nel dicembre 2011 al 2014 erano cambiate 32 volte il funzionamento. 32 volte. La tassa sui rifiuti e TARES, TARI e IVA, c'è cioè l'Italia 1, TIA 1, TIA 2. Era una roba che non si capiva più nulla. Gli investimenti comunali. In questo paese, è un po' legato col prima, gli investimenti pubblici in questo paese più della metà li fanno gli enti locali, quelli pubblici ovviamente, più della metà. Quindi quando si parla di rinviare investimenti pubblici si sta soprattutto parlando di investimenti locali,
Nel 2004 quelli dei comuni erano 20 miliardi all'anno, nel 2014 erano 10 miliardi, erano scesi del 50%, quelli delle province erano scesi del 53%. Insomma, era questo il quadro. Anche qui, idee chiare, amicizia lunga. Dicemmo ai comuni, qua c'è qualcosa, poi c'è da dire sull'interlocuzione con i comuni. Sono pluriregistrato, quindi devo calmarmi, però non mi calmerò in realtà. Fatti chiari, idee chiare, amicizie lunghe. Abbiamo detto, allora, sulla spesa corrente noi fermiamo i tagli. Vi ripeto, facciamo l'ultimo 1,2 miliardi nel 2015 per finanziare gli 80 euro, poi tagli non ce ne saranno più. Dicemmo anche, non vi aspettate risorse in più. Fermiamo i tagli, stabilizziamo il livello dei trasferimenti a quel livello e cambiamo il modo in cui li distribuiamo ai comuni, non più sulla spesa storica, ma sulla base di fabbisogni standard e capacità fiscali. Qua, mettiamoci d'accordo, o ne parliamo privatamente dopo, faccio un passaggio specifico, perché c'è un problema specifico su questo comune e tanti comuni turistici che non voglio bypassare, però ecco, finisco il ragionamento, poi decidete voi. Lo spazio delle domande. Quindi cambiamo il modo in cui si distribuiscono, perché non è possibile che dal 77 oggi lo Stato e i comuni dai soldi senza sapere a cosa gli servono e senza considerare quanto ricco o povero è quel comune. Questa era la spesa storica, l'abbiamo rottamata con una fatica enorme. Gradualmente, quest'anno, l'anno prossimo, nel 2018, il 45% dei fondi comuni vengono dati non più su base storica, ma su base di costi standard e capacità fiscale, cosa che crea qualche fraintendimento. Gradualmente, fino al 2021, questo diventerà il 100%. Cioè, questo sarà il primo paese in Europa a dare i soldi ai comuni, non sulla base di chi ha avuto, chi ha dato, che è il nome tecnico di spesa storica, che questo è. Cioè nel 77 decidiamo un modo, nel 77 immaginate fu un modo calcolato scientificamente, e quello rimane. No, abbiamo fatto un'altra cosa, questa è la idea chiara sulla parte corrente, e sugli investimenti invece, attenzione, sugli investimenti non vi diremo mai di no. Deve cambiare questo trend che ha visto dimezzare gli investimenti in 10 anni. Non solo abbiamo eliminato il patto di stabilità interno dopo 18 anni, abbiamo fatto un sacco di altre cose sugli investimenti, abbiamo sbloccato gli avanzi già impegnati, abbiamo sbloccato 1 miliardo di avanzi liberi, nel programma del PD abbiamo scritto che finalmente nell'arco della prossima legislatura perlomeno sperimenteremo l'utilizzo pieno degli avanzi di amministrazione per gli investimenti per quanto riguarda la regola del pareggio. La novità è che non è bastato. Perché non è bastato? Perché la macchina comunale si era appassita sugli investimenti. Dopo 18 anni di patto di stabilità nessuno progettava, perché progettavi per un investimento che potevi forse impegnare ma non potevi pagare, per come funzionava il patto. Chi è amministratore qui lo sa. Tant'è vero che non ci sono più di un episodio di amministratore soggetto a un'azione della Corte dei Conti. Cioè che progetti a fare che poi non puoi... Quindi la macchina dell'ufficio tecnico si è appassita. Noi abbiamo riempito l'ufficio settore finanze di risorse, togliendo il patto di stabilità, sbloccando gli avanzi, dando 1 miliardo in più, riformando lo strumento del patto verticale nazionale. Che succede però? Non si riescono a spendere. L'anno scorso i comuni hanno chiuso con 6 miliardi e 7 di overshooting, si chiama, cioè di aggregati, poi magari questo comune non ce l'ha fatta. In aggregato, con patto comunale, c'è avuto 6 miliardi e 7 di avanzi che poteva spendere per investimenti e che ha lasciato inutilizzati. Quest'anno i primi dati non sono molto diversi, cioè sul 2017, perché mentre nel 2016 potevi incolpare il codice degli appalti, è arrivata la novità, sono bloccati i bandi, bla bla bla, e nel 2017 il codice degli appalti era già in vigore, quindi che vuol dire? Non che i comuni sono pigri e non fanno gli investimenti, vuol dire che l'ufficio tecnico non ha più la possibilità di progettare, si era adeguato a una velocità 20 all'ora degli investimenti. Ora che la velocità può essere 100 all'ora, perché le risorse ci sono, non c'è la capacità di progettazione adeguata. Che abbiamo provato a intervenire anche su quello, l'anno scorso nella manovrina di L50 abbiamo detto, sapete cosa facciamo?
Se intanto abbiamo detto tecnicismo orrendo, però puoi mettere a fondo penale vincolato anche se hai il progetto esecutivo, prima ancora che vai a gara, grazie. E poi abbiamo anche detto la progettazione comune te la pago io, te la pago Stato, te la pago io Stato, quella preliminare e quella definitiva, te la pago io l'anno prima, così quando inizia l'anno non devi aspettare di approvare il consuntivo per finanziare un progetto, te li ho dati io l'anno prima, vediamo se riusciamo a velocizzarci un attimino. Non siamo ancora riusciti, un po' di sconforto anche ci ha preso, perché se non basta tutto quello che abbiamo fatto per fare, perché non stanno ripartendo bene gli investimenti dei comuni così come potrebbero. E allora per questo nel programma del PD abbiamo scritto: facciamo l'ultima cosa che ci rimane da fare, liberi anche gli avanzi, ma attenzione, quello che vi ho detto significa che forse non è una questione degli avanzi, è una questione di far riattivare la capacità di progettazione che per troppo tempo si era appassita. La domanda riguarda anche le province. La sapete la storia, pensavamo di abolirle e di passare le competenze ad altri enti, nessuno era così scemo da pensare che si abolivano le province e strade, scuole si facevano da sole. Questa la racconta un po' male, anche forse alcuni di noi. Il progetto era, le province a fine percorso con la riforma costituzionale vengono abolite, nel frattempo c'è la legge del Rio che dice intanto gli amministratori non si eleggono più direttamente, ti tolgo delle competenze che passo alla regione, eventualmente la regione te le ridà finanziando, a te rimangono strade e scuole, poi c'è l'intervallo della partita, nel secondo tempo della partita la riforma costituzionale entra in vigore, vengono abolite le province, le strade e le scuole le diamo ad altri. Questo era il piano. A fine primo tempo l'arbitro ha guardato il VAR e ha detto no, la partita finisce qua. Cioè, il referendum è andato come è andato e siamo rimasti, come dire, un po'. Questo è stato il problema. Abbiamo reagito subito, forse non subitissimo, in legge di bilancio alle province sono state date le risorse che avevano nel 2014. Il 31 gennaio, giovedì scorso, in conferenza Stato-Città le abbiamo distribuiti, sono 347 milioni strutturali alle province, quindi fatto, le province nel 2018 hanno lo stesso livello di risorse che avevano nel 14, prima del Del Rio. Uno poi può dire che erano poche pure prima, però questa, diciamo, pagina è stata chiusa dal punto di vista delle risorse. Ora vediamo cosa fare nel futuro. Però il problema delle risorse, forse con ritardo, però vi ho spiegato come è stata la questione. C'è l'arbitro che ha fischiato fino al primo tempo. Però due minuti finali su questo. E per la domanda cosa intendete fare? Io vi potrei dire altre misure, cosa vogliamo fare sulle province. Io mi sono sempre chiesto, non mi ricordo se alla fine abbiamo scritto così o meno, perché ci deve essere lato l'ambito territoriale ottimale per l'affidamento di idrico e rifiuti e perché quel mestiere non può fare la provincia. Mi sono sempre chiesto perché abbiamo 177 ATEM, gli ambiti ottimali per il gas, per gare che non si fanno, tra l'altro, quando quel mestiere lo può fare la provincia. Mi sono sempre chiesto perché le esperienze di stazione unica appaltante, di centrale unica di committenza, sono volontarie per ora e non sono obbligatorie. Cioè, mi sono sempre chiesto perché non può essere quello il futuro delle province. Oltre a continuare a gestire strade e scuole, ho dimenticato il 1.620 milioni, anche questo distribuito giovedì scorso, per un piano quinquennale di manutenzione straordinaria delle strade provinciali. 1.620 milioni dal 18 al 23 assegnato giovedì scorso alle province per manutenzione straordinaria delle strade. Potrei dire questo ed altro, però dico una cosa sola che poi forse mi serve dopo per la risposta al famoso problema dei comuni cosiddetti negativi sul fondo di solidarietà comunale. Noi una cosa chiara abbiamo scritto nel programma, su questa ci tengo molto, potete capire anche da dove arrivava. Anzi, mi fa ancora più piacere dirlo qui. C'è sempre un momento in cui bisogna dirsi la verità, io ci tengo molto a questo. Ce la proviamo a dire anche su questo pezzetto. Sono 25 anni in Italia che parliamo di federalismo. E ci abbiamo provato tutti.
il percorso federale dalla riforma del 2001 costituzionale alla legge 42, quella attuativa, eccetera, l'hanno fatta tutti i governi, centrodestra, centrosinistra, compreso chi da questi luoghi 25 anni fa ha cominciato a introdurre il tema del federalismo nel nostro paese. Dopo 25 anni i tempi sono maturi per una riga, tirare una riga e fare un bilancio. Vi interessa sapere il mio? È stato un bilancio fallimentare. Il federalismo in questo paese, per come è stato concepito e fatto a velocità ridotte, è stato fallimentare da parte di chiunque abbia governato, perché quel percorso normativo, riforma costituzionale, legge attuativa, decreti attuativi, l'hanno fatto tutti, centrodestra e centrosinistra. Perché è stato fallimentare? Perché federalismo vuol dire una cosa sola: accoppiare autonomia e responsabilità. E questo è un paese in cui gli autonomisti non vogliono essere responsabili e i responsabilisti non vogliono essere autonomi. Se vogliamo riscrivere un patto, l'ho scritto nel programma del PD, fra i livelli di governo di questa Repubblica, deve essere un patto con due stelle polari, due pilastri: autonomia e responsabilità. Che vuol dire? Vuol dire che federalismo non vuol dire dare un sacco di materie agli enti locali o alle regioni, non vuol dire quello. Vuol dire dare delle materie, poche o tante che siano, ma su quelle materie tu hai una competenza unica, uno strumento fiscale tutto tuo per poterle realizzare e dei fondi statali che si occupino di livellare le differenze, perché sappiamo che gli strumenti fiscali non agiscono su basi imponibili uguali in giro per l'Italia, senza nessun vincolo da parte dello Stato. Io ti posso anche dare 4 competenze, 5 competenze alla regione Lombardia o al comune, ma su quelle 5 tu fai quello che vuoi, sei autonomo ma sei responsabile di fronte ai cittadini. Certo, secondo me devono essere materie gestibili a livello locale. Questo vuol dire autonomia e responsabilità, non vuol dire che io ti do un sacco di roba su cui però lo Stato continua a avere o commissioni di gettito, perché adesso l'IMU sui capannoni industriali un imprenditore la paga per il 70% allo Stato, non al comune. Il finanziamento della sanità, avevamo scritto, ogni regione si finanzia con l'IVA prodotta nel suo territorio. Manco per niente, il riparto viene fatto sulla base di PIL, ma che è federalismo questo? Allora, costruiamo un sistema in cui ai comuni e alle regioni, se le province invece diventano il centro servizi dei comuni, ti do delle materie chiare, anche se sono poche, perché non è che la politica industriale la possono fare le regioni, questo era un po' il senso anche del referendum costituzionale, ti do le materie tue, ti do uno o due strumenti fiscali tuoi, io sogno anche che non abbiano dei tetti, vuoi metterla al 100%? Tu giudicheranno i tuoi cittadini, ma non è il paese giusto per farlo. Ce lo mettiamo un tetto, ma tu fai quello che vuoi con il tuo strumento fiscale. Il cittadino deve sapere a chi sta pagando e che servizi sta ricevendo e poi decide. E se tu vai in default, perché se è successo, non mi devi venire a rompere le scatole, come è successo anche nell'ultima legge di bilancio. Ognuno è autonomo e responsabile. Allora, al di là di tutto e che cosa si può sostanziare questo patto, noi faremo un bilancio di questo federalismo di questi 25 anni, secondo me è negativo, ma riusciremo a costruirne uno nuovo soltanto se capiremo che il nuovo federalismo deve avere questi due pilastri. Ripeto, questo è un paese in cui chi vuole fare l'autonomista non vuole pagare il prezzo della responsabilità e chi vuole essere responsabile dell'autonomia non sa che farsi. Federalismo vuol dire accoppiare questi due elementi, e se inizierà una nuova stagione federalista nei fatti, non a chiacchiere, come si fa anche insomma, da queste parti, inteso come da chi governa questi territori, di chi anche ha dimostrato di farlo al governo, se vogliamo farlo con i fatti, deve essere un federalismo basato su questi due pilastri, e questo è quello che intendiamo fare. Bene. Parliamo del Job Act, che dovrebbe aver portato 1 milione di posti di lavoro. Per qualcuno aumentato la precarietà e abbassato i diritti dei lavoratori. Continuerete con questa politica? Che intenzioni avete? Soprattutto per i lavoratori autonomi, quali garanzie e diritti si possono portare?
Il Jobs Act non ha creato 1 milione di posti di lavoro, nel senso che dal febbraio 2014 al dicembre 2017 ci sono 1.021.000 posti di lavoro in più in questo paese. Ci sono. Ma non è stato il Jobs Act. L'unica cosa che crea posti di lavoro è la crescita economica. Ma così come, quindi, questo risultato che riteniamo buono, 1 milione di persone che prima non lavoravano e adesso lavorano, non è stato più il Jobs Act, è stata la ripresa economica, in parte dovuta a quelle terapie che vi dicevo nella prima risposta. Se voi avete un circuito automobilistico e una macchina, cos'è che fa girare la macchina? Il motore e la benzina. Così come l'unica cosa che crea occupazione è la crescita. Cioè, la crescita è la benzina dell'economia, dell'occupazione. Però immaginate di avere un motore buono, una benzina, un serbatoio pieno, eccetera, ma la strada è piena di buche. La macchina non gira, cammina piano. Usciamo dalla metafora, immaginate di avere una buona crescita, ma un mercato del lavoro che non funziona, non si creano posti di lavoro anche se c'è la crescita. Cioè la crescita è condizione necessaria, ma non sufficiente per creare posti di lavoro. Il Jobs Act serviva a dire quando tornerà la crescita, perché quando facevamo un Jobs Act di crescita non c'era neanche l'ombra, nel 2014 si chiuse a 0% in pratica, quando tornerà la crescita deve trovare una strada perfettamente asfaltata, altrimenti non si riescono a creare posti di lavoro. Funzionava bene il mercato del lavoro prima del Jobs Act? Ma questa è una fake news che hanno costruito veramente bene, perché adesso difficilmente se andiamo in giro per Bormio o per qualsiasi altra città italiana qualcuno ti dice il Jobs Act ha aumentato le tutele, ma è quello che ha fatto. Perché a me non risulta che prima un lavoratore autonomo, se licenziato, avesse diritto all'indennità, si chiama la DISCOL, indennità una sorta di sussidio. A me non risulta che la pratica delle dimissioni in bianco l'abbia abolito nessuno se non il Jobs Act. A me non risulta che il COCOPRO, che era la forma più precaria possibile, contratti a progetto, a me risulta che ad abolirlo sia stato il Jobs Act, non decenni di chiacchiere sindacali. A me risulta che prima del Jobs Act, se io lavoravo in un'azienda con meno di 15 dipendenti e mi licenziavano per qualsiasi motivo, me ne andavo a casa con una pacca sulla spalla e tanti auguri di buona fortuna. Oppure, se lavoravo in un'azienda con più di 15 dipendenti e un giudice del lavoro, non ho nulla contro i giudici del lavoro, ma non sono esattamente sempre degli economisti di aziende, giudicava il mio licenziamento economico legittimo, andavo a casa con la stessa pacca sulla spalla del tizio di prima, nel mercato del lavoro idilliaco che c'era prima del Jobs Act, dove le donne facevano firmare le dimissioni in bianco, dove c'erano i pro, dove i collaboratori invece coordinati e continuativi, se venivano licenziati, due pacche sulle spalle, o se finiva il contratto. Questo era il mercato lavoro prima del Jobs Act. Si dà il caso che ogni cosa che ho citato è cambiata col Jobs Act. Perché adesso se vieni licenziato, mentre il motivo discriminatorio rimane esattamente così com'è, ma andatevela a vedere le cause. Andate a vedere le cause, le prime pronunce. Uno l'hanno licenziato perché su Facebook aveva il profilo, foto profilo con un'arma, sono tempi adatti per fare questo esempio. Si è dimostrato che il datore di lavoro l'aveva licenziato per quello e il datore di lavoro non ha diritto a licenziare uno perché pensa liberamente che sia giusto portare un'arma, io non sono ovviamente d'accordo, ma ed è stato reintegrato, come accadeva prima. E il primo, credo, licenziato del Jobs Act è una guardia giurata che invece di controllare stava in bagno con una signorina a fare alcune cose invece di lavorare, quello è stato licenziato. Poi se vogliamo vivere in un mondo in cui una guardia giurata invece di fare il suo lavoro sta in bagno e questo deve essere una tutela dei diritti, beh, quello non è il mio mondo. Fatto sta che i licenziamenti dal Jobs Act in poi, quando vieni licenziato, hai qualcosa che prima non c'era e che c'era invece in tutto il mondo, cioè dai 4 ai 24 mesi
di sussidio, si chiama la NASPI. Chiunque tu sia, dovunque tu lavori, se sei precario o se non sei precario, c'hai una rete di tutela e c'hai un sistema. Su quello il referendum non ha aiutato l'esito referendario, perché le politiche attive del mercato del lavoro, che era la seconda gamba del Jobs Act, diceva: ok, tu vieni licenziato, se vieni licenziato hai fino a 2 anni di sussidio, di rete, di protezione, chiunque tu sia e chiunque tu lavori, però bisogna che io ti aiuti a trovare un nuovo lavoro. E siccome la formazione professionale non era tutta sta bellezza prima, poi è molto variegata, qui in Lombardia ha sempre funzionato degnamente, in altri posti vengono i carabinieri a fare le retate agli enti di formazione professionale, ovviamente delle distorsioni, ma in generale non era un modello di comportamento, erano soldi europei soprattutto che servivano a remunerare gli enti di formazione professionale più che a trovare un lavoro disoccupati. Questa era, nelle sue distorsioni, la formazione professionale in Italia. Il Jobs Act ha cambiato pelle, ha detto: fermi, al centro c'è il disoccupato, non c'è l'ente di formazione, che poi c'era quello cattolico, quello, cioè, ognuno doveva avere il suo pezzo, chi se ne fregava se... No, al centro c'è il disoccupato, io ogni disoccupato do un assegno, tu te lo spendi nel centro di formazione che vuoi, e questo centro di formazione lo incassa solo se tu poi il lavoro lo trovi. Sta funzionando questa roba? Lo sapete perché? Non molto, perché la Costituzione, quella scellerata riforma del 2001 che fece il centro-sinistra, la materia lavoro l'ha assegnata né allo Stato né alle regioni, ma un po' tutte e due, la competenza concorrente, un po' tutte e due. E quindi il referendum diceva: no, siccome vogliamo fare le politiche attive fatte seriamente, la materia lavoro assieme ad altre va allo Stato. Il referendum è stato bocciato per il evidente rischio di deriva autoritaria, e quindi adesso questo progetto qualche fatica ce l'ha, perché adesso devono essere d'accordo 20 regioni su questa roba qui, che non sempre sono così contente di abbandonare il vecchio mondo per questo. Quindi noi crediamo che il Jobs Act abbia piallato le buche nel mercato del lavoro estendendo le tutele. Il contenzioso è calato dal 60 all'80% in materia di lavoro. Dice: che c'entra? Ma come che c'entra? Ma se datore di lavoro e lavoratore si incontrano e non sanno che succede se il rapporto finisce, cioè non sanno quanto dura la causa e quanto costerà la causa, ma come fa quel rapporto ad andare bene? Dal Jobs Act in poi il contenzioso è crollato dal 60 all'80%, dipende dalla tipologia di causa. Vuol dire che c'è più chiarezza e più stabilità, più certezza di cosa succede in un rapporto di lavoro se va male. Quindi abbiamo piallato le buche, nel frattempo la crescita è tornata, i risultati si sono visti. Salto il lavoro autonomo, perché sennò ci metto poco, abbiamo fatto anche il Jobs Act del lavoro autonomo, ma quello ne parliamo un'altra volta. Cosa intendiamo fare? Di questo 1 milione di posti di lavoro, il 53% è a tempo indeterminato, creato da febbraio 14 a dicembre 2017, metà a tempo determinato, metà è a tempo determinato. Che così non va male, anche perché non vi dice nessuno che quel metà a tempo determinato, non solo il solito discorso che è meglio tempo determinato che disoccupato, ma siccome stanno calando le partite IVA, e noi crediamo che siano quelle finte, nel senso che l'altra cosa che il Jobs Act fa è vietare quell'orrendo sfruttamento della finta partita IVA, cioè tu sei un lavoratore dipendente ma per non pagarti i contributi ti metto partita IVA, il Jobs Act però va la tolta, e allora stanno calando quelle finte partite IVA, e quindi stiamo, la crescita dei tempi determinati in realtà è anche parte, è un effetto ottico di questo virtuoso processo. Però nell'ultimo anno, dobbiamo essere onesti, i lavori creati nell'ultimo anno invece sono quasi tutti a tempo determinato, il 90%. Quanta confusione si fa sui social network. Un conto è guardare nell'ultimo anno, un conto è guardare negli ultimi tre. Negli ultimi tre è come ho detto, metà e metà. Nell'ultimo anno il nuovo flusso in effetti è preoccupante. Allora cosa abbiamo scritto nel programma? È venuto il momento di fare una riduzione strutturale per tutti del cuneo contributivo, cioè dei contributi previdenziali che il datore di lavoro paga.
Oggi sono al 33%, parte, come sapete, l'indeterminato. Allora, la proposta è per tutti i contributi, scenderanno dal 33% al 29% in 5 anni. Per il lavoro a tempo indeterminato, per tutti gli assunti dall'inizio del Jobs Act in poi. Qualcosina anche qui, credibilità, lo prometti perché l'hai fatto, voi sapete che in legge di bilancio abbiamo inaugurato una nuova misura. D'ora in poi chiunque assume un giovane sotto i 35 anni quest'anno e sotto i 30 dall'anno prossimo in poi, per sempre, per i primi 3 anni, cioè non importa quando lo assumerai, per i primi 3 anni pagherai il 50% dei contributi in meno nel centro-nord, il 100% nel sud. Solo per i primi 3 anni, ma per sempre, cioè anche se lo assumi fra qualche anno, per i primi 3 anni pagherai di meno. Ma nel programma scriviamo: basta distinguere giovani, vecchi, brutti, rossi, bianchi, tutti i lavori a tempo indeterminato, il costo del il cuneo contributivo, il peso, l'onere dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro scenderà gradualmente in 5 anni al 33 al 29%. Questo, assieme, speriamo, al lavoro con le regioni per strutturare davvero le politiche attive del mercato del lavoro, nonostante il fallimento del referendum lasci anche alle regioni questa competenza, a tutte le regioni, quindi devono essere d'accordo tutte e 20. Noi speriamo che questo abbassamento del costo del lavoro a carico del datore di lavoro, la misura del salario minimo, su cui se volete parliamo dopo, e lo strutturarsi delle politiche attive come le intendiamo noi, credo possano aiutare a piallare le buche rimaste e a arrivare a 24 milioni di occupati contro i 23 milioni che abbiamo adesso e contro i 22 che erano 3 anni fa. Siamo alle tasse, abbiamo sentito qualcuno è stato abolito, però in realtà la pressione fiscale resta altissima, i servizi basta, burocrazia enorme, poco chiare, e quindi per investitori, imprenditori, ma anche per le famiglie è un vero rebus. Però qualcuno sostiene che con la flat tax si potrebbe risolvere tutto questo. Sì, la pressione fiscale, diciamo, è scesa di qualche punto, non abbastanza, perché ci sono alcune tasse che sono sparite, altre che sono diminuite. L'unica tassa aumentata in questi anni è la tassa sulle plusvalenza, il 26,5%, lasciando stare sui fondi pensione, lasciando stare i titoli di Stato, che sono rimasti al 12,5%. Il resto noi abbiamo avuto, l'elenco ve l'ho fatto prima, non ve lo ripeto, quando in televisione lo ripetiamo si arrabbiano tutti perché non sanno come rispondere. Mi è capitato anche con, vabbè, sono capitato un po' di cose in televisione. E, avete visto, no? C'era un imprenditore con una mucca finta in una trasmissione di Mediaset qualche giorno fa che diceva che le tasse sono aumentate. Io ho ribadito: ma scusi, ma lei l'IMU agricola e l'IRAP 3 anni fa le pagava, adesso le paga o no? Non mi ha voluto rispondere, però insomma, perché fa un po' fastidio, insomma, quando si ricorda l'elenco di tasse politiche. Sono abbastanza, non sono abbastanza quelle che abbiamo eliminato, che abbiamo ridotto, occorre continuare, vi ho accennato come, sulle imprese, con l'IRES al 22 e con il cuneo contributivo ridotto, sulle famiglie con il piano sull'IRPEF, cioè noi alla flat tax, di cui parlo fra un secondo brevemente, rispondiamo con il rifacimento delle politiche familiari. Al momento noi abbiamo una confusione pazzesca sullo strumento in IRPEF di aiuto alle famiglie con figli. Ci sono detrazioni, se andate a guardare chi si fa da solo dichiarazione dei redditi, che sono 5 pagine solo per spiegare come funziona la detrazione per i figli a carico. Non ci capisce più nulla nessuno, perché l'IRPEF è un'imposta che compie 44 anni quest'anno, fila per 6 con il resto di 2, sono tanti, sono vecchia. L'IRPEF è un'imposta vecchia, logora, funziona male, andrebbe rifatta tutta. Poi vediamo perché vi prendono in giro quando vi dicono che la vogliono rifare con la flat tax. Noi cominciamo a rifarla dicendo: facciamo pulizia di detrazioni per figli a carico, di assegni, va tutto via. E risparmiamo 14 miliardi. Ce li teniamo noi? No. Li rimettiamo in pista, più ce ne mettiamo sopra altri 9, per rifare quel sistema.
ogni famiglia italiana, che sia un lavoratore autonomo, che sia un lavoratore dipendente, adesso gli autonomi non c'hanno nulla, che sia sopra soglia IRPEF, sopra gli 8.000 o sotto gli 8.000, al momento sotto gli 8.000 non c'è nulla, che il cui capofamiglia, uomo o donna, cioè in cui quello che guadagna di più guadagna da fino a 100.000 euro all'anno, quindi a misura pressappoco universale, ovviamente dai 55.000 in poi cominciamo a scendere, tranne i parlamentari, quindi che però già hanno un sacco di trattamenti in più. Quindi fino a 100.000 euro, con un po' di decalage, lo chiamiamo dei 55 in poi, quindi a tutti, noi diamo 240 euro al mese, chi sta in IRPEF sotto forma di detrazione, chi non sta in IRPEF sotto forma di trasferimento, al mese a figlio dai 0 ai 18 anni, 80 euro al mese per figlio dai 19 ai 25. Questa è la proposta del PD, costa 23 miliardi, perché sono un sacco di soldi, parliamo di migliaia di euro in più per una famiglia con due figli a carico, ad esempio, all'anno, 23 miliardi, 14 li recuperiamo facendo pulizia della roba esistente adesso, 9 miliardi li recuperiamo all'interno della nostra strategia macroeconomica di riduzione in 10 anni, anziché in 5, al 100% del rapporto debito-PIL. Questa è la nostra proposta. Fuori vi dicono che vi fanno la flat tax. Sarebbe una bella riforma la flat tax. Piacerebbe la flat tax? A me sì, piacerebbe la flat tax. Sono un sacco di cose che mi piacerebbe fare. Ma non ho capito a che punto della storia la politica, l'arte, l'onore di amministrare la cosa pubblica in nome e per conto dei cittadini è diventata la gara a chi la spara più grossa. Non ho capito come abbiamo fatto ridurci in questo stato. Perché io non vado in giro promettendo le cose che mi piacerebbe fare sapendo che non ho nessuna speranza di farle, perché non sarei una persona seria. E soprattutto, come ho detto prima, non vado in giro a proporvi di abbassare le tasse quando l'ultima volta che ho potuto farlo le ho alzate. Questa è una cosa che non ricorda nessuno. L'IRPEF, il governo di centro-destra, l'ha alzata. E non c'entrava la crisi, perché era il 2002-2003, non c'entrava niente la crisi, erano anni di crescita economica, anche se bassa. Dopodiché vogliamo parlare della flat tax. Innanzitutto una coalizione che si presenta unita per governare il paese di proposta ne ha una, non ne ha sei, perché ci sono sei diversi tipi di flat tax nel centrodestra, sei. Quindi non si capisce, quando parli con uno, dice, beh, questa è la mia, ho capito, ma tuo alleato c'era un'altra, ma non un'altra che si differenzia per un dettaglio, sono proprio cose diverse, come coperture, come struttura, come aliquote, come deduzione. Quindi qual è la flat tax di cui stiamo parlando? Del resto, insomma, ci hanno abituato a pensare un po' diversamente su tante cose, Sull'euro sì, però anche no. I vaccini sì, però anche no. Il condono edilizio sì, però anche no. Quindi insomma, quando si decidono a dirci come la pensano su un tema, forse ci si riesce a confrontare. Però la flat tax, un po' di cose in comune, le flat tax ce l'hanno. La più economica costa 51 miliardi. La più onerosa costa 112 miliardi, che è l'equivalente del Fondo Sanitario Nazionale. Cioè, come li copri? Allora, la copertura, quale prendiamo? Ditemelo voi, quella della Lega o quella di Forza Italia? Perché, non so, prendiamo... quella della Lega dice, io la copro facendo una pace fiscale. Bella questa, bellissima. E il condono se l'erano sputtanato, come termine. Mancava pace fiscale. La pace fiscale dice, io prendo i 1.054 miliardi di cartelle esattoriali di Equitalia, ex Equitalia, che è la somma delle cartelle non pagate dal 2000 al 2017, e diciamo, vabbè, dai, mi dai quello che hai, e così io tiro su 35 miliardi in un anno. Tu gli rispondi, scusa, la Corte dei Conti ti ha detto che quei 1.054 miliardi non sono soldi che uno c'ha in tasca e non ti vuole dare. La maggior parte sono imprese che sono fallite dal 2000, soggetti giuridici che non esistono, cioè hai sbagliato l'IVA.
devi guardare riga sotto che dice che ce ne sono 50 di quei miliardi potenzialmente credibili. E tu mi stai dicendo che in un anno con un condono tiri su 35 miliardi su 50, 70%. Non c'è nessun condono nella storia dell'umanità che abbia preso il 70% del dovuto. Ci dicono, ma tu l'hai fatto con la rottamazione, con la rottamazione delle cartelle, che non era un condono perché hanno pagato fino all'ultimo, abbiamo tolto solo le sanzioni e gli interessi per la rottamazione delle cartelle. Hanno pagato tutto, 5 miliardi mettiamo su. E tu ne puoi tirare su 35 il primo anno. Seconda cosa, ma un condono è il primo anno, è solo un anno. La flat tax la fai solo un anno? Dice così, Salvini risponde, ma tu non capisci. Ma forse io non capisco, però... L'altra cosa è, ma tanto l'economia crescerà. Ma voi siete amministratori, ma avete mai chiuso un bilancio dicendo io raddoppio la spesa per asili, come lo copri? Non ti preoccupare, crescerà l'economia. Ma di cosa stiamo parlando? Ma a che punto della storia è diventata questa la politica? Poi Berlusconi dice, con un po' diverso, dice no, io abolisco tutte le detrazioni. A parte che non ce la fai lo stesso a coprirla, ma non è che manca un miliardo, ne mancano 20. Però facciamo che ci credo. Ma scusa. Allora prendiamo Del Barba che guadagna 3 milioni di euro all'anno e Maratin che guadagna 12 mila euro all'anno. Del Barba con 3 milioni di euro all'anno, lui paga il 43% di tasse al momento, non solo di aliquota marginale, ma anche di media perché è molto su. E non ha diritto a detrazioni. Quindi per Del Barba le tasse come niente scendono dal 43 al 23, perché Berlusconi c'ha la versione 23. Quindi a Del Barba gli dimezziamo le tasse, gli mettiamo in tasca 1 milione di euro netto. A Maratin che ne guadagna 12 e già pari al 23, ma usufruisce delle detrazioni, ma mi spiegate cosa mi cambia? Pago il 23 come prima, mi toglie, è vero che mi aumenti, devo essere precisi, mi aumenti la no tax area da 8.000 a 12.000, è vero, ma mi togli tutte le detrazioni. Quindi, se mi va bene mi lasci in pari. Ma quindi, ammesso in un concesso che poi le coperture le avviate, abbiamo spiegato che non ce le hanno, ma perché io devo regalare 1 milione di euro a lui e lasciarmi uguale o poco danneggiare me? Allora hanno cominciato ultimamente a dire, no, ma è per le imprese. E qualcuno ci casca pure. Io l'altro giorno stavo guardando un film che non mi è piaciuto e allora ho girato sulla 7 e c'è un bel dibattito con un imprenditore lombardo, un collegamento, uscì la flat tax per noi in effetti al 23 sarebbe bello, e fior fior di giornalisti e ahimè pure politici, ci fosse uno che ha detto, ma scusa, primo, nel vostro programma non sta scritto che la fate anche per le imprese. Ma perché non sta scritto? Perché forse chi ha scritto per una centrodestra in quel momento un ballume di lucidità ce l'aveva. L'impresa non paga l'IRPEF, le imprese pagano l'IRES che noi abbiamo portato al 24 e che porteremo al 22. Quindi se tu imprenditore lombardo, se sei in ascolto lo salutiamo, vuoi veramente pagare un po' meno di IRES, se ne hai sbagliato molto, devi votare noi, perché noi te la portiamo al 22, loro te la portano al 23 e ora sei già al 24. Quindi è un mondo difficile questo, però so. Quindi in ogni caso, andiamo di tutto, vi ho detto la nostra proposta che è quella che ritengo più plausibile, ma mi chiedo di fare tutti una riflessione su a che punto della storia, di farla, perché da queste parti forse la flat tax tira un po', di chiedere un po' a che punto della storia ci siamo ridotti a questo, cioè perché chi si propone di avere l'onere e l'onore di amministrare la cosa pubblica è diventato una gara a chi la spara più grossa. Non mi sono rassegnato al fatto che non sia questa la politica, non credo debba essere questa. Signore Martini, lasciamo che dal pubblico sì, qualche sì, domanda sì, sì. O vado avanti? Ecco, vedo già delle mani alzate. Sì, il signore in fondo con la voce. C'è la voce forte, molte volte ti sentiamo. Con la voce che guida. Intervengo subito proprio perché sull'ultima rappresentazione della flat tax, proprio questa sera alla televisione, al telegiornale di TG3, è intervenuto Silvio Berlusconi in diretta. Ultima domanda che ha fatto la cronista
Qual è nel programma di Forza Italia la cosa che le interessa di più? E lui appunto dice la flat tax. E l'ha spiegata in modo molto più semplice. E io penso che gli italiani gran sentito del toccato. Ah, ok, scusate le brutte parole, signore, ma politica non c'è ritegno. Ultimamente poi la nostra politica italiana non c'è proprio ritegno nel linguaggio. È vergognoso. Comunque questo qui dice, prendete lo stipendio medio 23.000 euro, grosso modo, togliete 12.000 euro, non so che cosa siano. La no tax area. Togliete 12.000 euro, poi a questo togliete le detrazioni, poi tenete conto che se uno ha due figli sono 1.800 euro di deduzione per ogni figlio, poi se è inferiore a 16 anni, se poi è superiore invece sarà 1.000 euro. Ecco, quando avete tolto e messo assieme questa roba qua, fate il conto su quello che rimane, tirate via il 23% ed è quello che pagherete di tasse. Questa qui è come l'ha spiegata agli italiani. E l'hanno sentita tutti. Ragazzi, l'hanno sentita tutti. Ora, siccome la politica italiana, come dicevo l'altro giorno all'onorevole Del Babbo, è vergognosa perché è fatta di insulti, questo che ha detto stasera Berlusconi, senza replica perché poi nessuno più della niente ha cambiato programma, ha parlato d'altro, è un insulto agli italiani, ma detto in una maniera vergognosa. Detto in una maniera. Io chiedo al PD in particolare, in questi ultimi giorni di campagna elettorale, siccome le premesse che sono state fatte e esposte mi pare che siano promesse concrete, cioè dove si è detto cosa è stato fatto, e si sa benissimo che il futuro sarà anche un pochettino difficile, quindi sarà ancora di sacrifici. Non a caso molti l'altra sera, ancora in televisione, hanno detto hanno voluto un governo tecnico, io ho chiesto che partecipassero al governo tecnico anche i politici, ma questi si sono defilati e ci hanno lasciati da soli. Abbiamo fatto quello che hanno voluto, hanno fatto bene, perché noi, ad esempio, sulla riforma delle pensioni, se l'avessero fatta negli anni 90 non ci saremmo trovati nelle condizioni che ci siamo trovati con la Fornero, ad esempio. Però fortunatamente anche con questa riforma politici di destra e di sinistra, organizzazioni sindacali di qualsiasi genere hanno taciuto, hanno fatto in modo che a questi due signori, Fornero e Monti, Fornero piangente e Monti quasi quasi, se la lasciassero passare questa riforma. Era voluta, era fatto bene. Però adesso non diciamo psicologie. Voi, PD, che io ritengo sia uno dei partiti rimasti più serio, mi spiace per quello che è successo nella divisione, che congiungeranno, voglio, mi piacerebbe che venissero smentiti e smentite queste dichiarazioni che vengono fatte agli italiani. Grazie. Bene, ho fatto risposta. Guardi, io ripeto, io non lo so a che punto siamo ridotti così, sono bugie quelle che lei mi ha riportato, perché nel progetto di Forza Italia c'è scritto che rimangono due detrazioni, quelle per spese sanitarie e quelle per interessi passivi da mutuo, quindi le altre vengono cancellate e comunque così gli mancano ancora soldi per la copertura. Quindi quel conto lì è una bugia pura, fra l'altro, ripeto, è diverso dalla flat tax della Lega. Io non lo so quale sia la risposta ottimale a questo meccanismo, perché se domani va in televisione la stessa Renzi a dire noi vi diamo 240 euro a figlio al mese, io non lo so se suona allo stesso modo, forse sì, forse no. Forse la strategia è proprio quella di avere, insomma, le persone in incontri come questi che come dei moltiplicatori, come dei tamburi lo vanno a spiegare, ma dubito che al bar il messaggio di dire pago il 15% possa essere
contrastato da una dotta spiegazione sulle detrazioni e le coperture che mancano. Questo è uno dei drammi del nostro tempo. Non siamo gli unici, in Inghilterra sono usciti dall'Unione Europea sulla base di palle. Cioè, in Inghilterra hanno fatto un referendum dove per 3 settimane sugli autobus di Londra c'era scritto: noi diamo 300 milioni di sterline all'Europa ogni settimana per essere nel club dell'Unione Europea, se votate no li investiremo in sanità. La mattina dopo della vittoria del Leave, dell'uscita, una decisione che generazioni di britannici pagheranno cara, il leader del fronte al no, Farage, dato in TV, ha detto no, quella lì è una balla. Qualcosa di un po' simile è successo negli Stati Uniti con le presidenziali, cioè è un qualcosa di grosso quello che sta succedendo. Io dico da un po' che è la prima volta nella storia dell'umanità che più della metà del mondo vive in democrazia. Il 55% degli abitanti di questo pianeta, questo piccolo pianeta lo chiamava John Kennedy, vive in democrazia per la prima volta da adesso, dalla storia del mondo. Ma mai come questa volta questa quantità di democrazia corrisponde a una qualità scarsa della democrazia. Questa roba qui, che siano le fake news o che siano le balle dette in TV in questo modo, non sono fenomeni di costume, sono fenomeni che minano la qualità della nostra democrazia. Se lei mi dice come si risponde, io sono desolato nel rispondere che non lo so. Temo sia una deriva che rischia di essere incontrollata, se non i partiti, le strutture tradizionali rimaste, forse possono ancora giocare un ruolo nel provare a invertire la tendenza. Io preferisco dire, se voi avete una causa col fisco, le commissioni tributarie oggi, voi seguite il caso, no, ci fu una polemica qualche anno fa sul professionismo arbitrale, si disse, ma perché gli arbitri devono essere dei commercialisti, eccetera, che la domenica vanno a fare gli arbitri e vanno a decidere sorti di partite. Le commissioni tributarie funzionano un po' allo stesso modo. Voi sapete come si diventa giudici tributari, con dei requisiti, ma lo può fare chiunque. E questo che effetti ha? Quando un povero Cristo va in causa col fisco, non si trova un corpo di giudici professionisti che decide. Non trovano giurisprudenza consolidata. Allora dice, che c'entra con la flat tax? Eh sì, io alla flat tax rispondo che nel programma del PD c'è scritto che noi cambieremo questo sistema dei giudici tributari. Dice, ma tu vuoi rispondere al 15% con i giudici? Sì. Sì. Perché alla fine questo tocca la realtà quotidiana di cittadini e imprese. Creare il tribunale delle imprese specifico ha dimezzato i tempi delle imprese. Io la faccio così. Sono ben consapevole che se io vado in TV a dire del professionismo dei giudici tributari e c'ho a fianco Brunetta che parla del 15%, molto probabilmente vince lui nella io spero ancora che con la matita in mano l'italiano, che è una persona seria, invece ragioni diversamente. Però è un tema molto grosso ed un tema che travalica i nostri